Radio Radicale, siamo con l'onorevole Pino Pisicchio, che è stato parlamentare per alcune legislature, dal 1987 in Parlamento, credo, per parlare con lui di un articolo che è apparso sul Corriere della Sera, firmato da Maurizio Caprara, se non sbaglio, sull'opinione che avevano gli americani nel 1989 nei confronti dei leader politici. Allora, l'articolo si basa su dei cablogrammi che ha trovato il professor Spiri della LUISS e ha pubblicato in un articolo su XXI secolo. Allora, nell'articolo, insomma, si scrive che gli americani avevano grande fiducia di Craxi e si fidavano poco di Occhetto. Questo potevo immaginarlo probabilmente anch'io. Volevo chiederle cosa pensa di questo articolo e delle opinioni che avevano gli americani. All'epoca credo ci fosse un'amministrazione repubblicana guidata da George Bush. Sì, infatti non c'è una grande notizia, anzi la notizia sarebbe al contrario. Sulla base dei documenti che sono stati portati alla luce, quindi sono diventati tutti open, cosa che sta avvenendo per molti documenti e carte che hanno un quarantennio e forse più di storia un po' dappertutto, a cominciare dall'Inghilterra, noi abbiamo la sensazione che avevamo ragione quando immaginavamo che gli americani sostenessero i governi della Democrazia Cristiana e i governi del centro-sinistra con Craxi dentro e magari non si fidassero dei soggetti politici che si muovevano sull'altro fronte, quello comunista. Per fortuna all'epoca non c'era un problema fascista, quindi non c'era neanche, come dire, la configurazione di un problema americano sotto questo profilo. Solo che diciamo, il grande strappo di Sigonella magari ci aveva fatto immaginare che gli americani alla fine odiassero Craxi e lo considerassero non affidabile. Non è così, Oppure evidentemente. che ne avessero in qualche modo determinato la disgrazia politica. Esatto, che è ancora peggio, non è così evidentemente, anche perché io ricordo, insomma, lei faceva riferimento ad una mia certa intraneità all'interno dello schema parlamentare italiano. Io ricordo che in passato si è diffusa, per esempio, la informazione o la sensazione, o comunque questa specie di rumors riferito al fatto che, per esempio, gli americani avrebbero guardato con attenzione e anche con favore all'epopea del gruppo di giudici, di magistrati che hanno governato la stagione di Tangentopoli, da un punto di vista evidentemente della magistratura inquirente. Addirittura si arrivava a dire che ci fosse un favor nei confronti di Pietro, che l'avessero sostenuto non so in quale maniera, insomma circolava questa storia. Ma Si parlava anche del consolato di Milano, degli Stati Uniti. degli Stati Uniti, esatto, a Milano con una frequentazione, con un coinvolgimento. In realtà non è così, non mi pare che questa ipotesi possa andare nella direzione di una verità, e comunque queste carte raccontano che non c'era questa realtà che veniva raccontata, anche perché a ben riflettere, in quel periodo storico, diciamo Tangentopoli, se la memoria collettiva non si lascia offuscare, si rammenterà che l'idea della vittoria elettorale con il nuovo sistema maggioritario dovesse andare, ecco, questa idea era che questa vittoria dovesse andare alla sinistra, a ciò che era diventato il partito di Occhetto, che era l'ex PC, diventava il Partito Democratico della Sinistra. Evidentemente,
questa ipotesi cozzerebbe con l'ipotesi invece del, come dire, della, di una sensibilità poco aperta nei confronti della sinistra italiana da parte degli americani. Quindi, dato che Tangentopoli ha creato oggettivamente lo spazio per la sinistra italiana, all'epoca ritenuta vincitrice, non andò così, poi con maggioritario vinse Berlusconi, è evidente che questo tipo di scelta non è stata fatta dagli americani. Non sostenevano il Partito Comunista di Occhetto, come si chiamava allora, Partito Democratico della Sinistra, ma sostenevano evidentemente, o avrebbero sostenuto evidentemente, una linea di continuità con il passato, che non era Berlusconi perché non era configurabile ancora. Tutto sommato questo articolo rimette le cose al posto giusto, rimette le caselle laddove sono state sempre e non c'è stato mai uno strappo così violento da poter immaginare un cambio di passo. Ultima considerazione, c'è una sottolineatura che viene fatta giustamente in questo articolo. Non possiamo immaginare una potenza come gli Stati Uniti, una sorta di monolite senza sensibilità interne che si muovono in una o nell'altra direzione. Quindi quando parliamo di queste cose, quando parliamo del rapporto di un soggetto di tale potenza, di tale valore sul piano internazionale, dobbiamo anche ricordare che all'interno di questo soggetto diverse sensibilità, diverse attenzioni si muovono e si sono mosse anche in passato. Questo ci fa pensare che, tra l'altro credo che Occhetto nell'89 andò negli Stati Uniti con Napolitano, che già era stato negli USA nel 1978 durante i giorni del rapimento Moro. La visita del duo Napolitano-Occhetto quindi non aveva portato un beneficio effettivo, perché gli Stati Uniti, anche se non prendevano più soldi dall'URSS, li ritenevano troppo legati a Gorbaciov. Beh, il 1989 è stato un passaggio storico, insomma è cambiata la storia, qualcuno disse che era la fine della storia, no? Ricordiamo che questo tipo di intervento, questo tipo di attenzione, Napolitano è stato da sempre l'americano, messo tra virgolette, del Partito Comunista, il più attento, più sensibile, più diciamo anche accolto dai governi americani. Che cosa avrà potuto fare con la presenza di Occhetto? Avrà potuto come dire, addolcire, mulcire, cioè rendere meno aspro questo antico rapporto, ma del tutto rimuovere le diffidenze, no, anche perché mentre Napolitano era esponente riconosciuto di un'ala interna al Partito Comunista, Partito Democratico della Sinistra, poi successivamente più liberal, ecco, filo americana sotto questo profilo, Occhetto no, Occhetto era molto più strutturato all'interno di una sensibilità che era tutta della sinistra. Non ritiene che questa fino al 1991 fosse un falso mito per Napolitano, che poi nei mesi successivi si dichiarò contrario allo scioglimento della Repubblica Democratica Tedesca e addirittura alla riapertura del muro? Tra l'altro non credo che volesse neanche entrare nel Partito Socialista Europeo. Ma Napolitano, proprio perché proveniva da una sensibilità, diciamo così, più aperta e meno sovietica, diciamo, aveva la necessità talvolta di dimostrare che in fondo era ortodosso e quindi talune sue posizioni possono essere state dettate, orientate anche da questa necessità. Ma è un po' tutta la storia personale di questo importante, certo, uomo politico italiano. Che tra l'altro possiamo definirlo l'Andreotti del PC, perché non divenne mai segretario. Sì, credo che sia calzante, solo che Andreotti non diventò manco presidente della Repubblica. Ho capito, va bene. E invece lui ha fatto il bis. Invece lui sì.
Va bene, io la ringrazio per questa valutazione che ha voluto fare su questi cablogrammi americani degli Stati Uniti del 1989 su Occhetto e Craxi. Ringrazio il professor Pino Pisicchio.